Bitonto si veste d'arte con A Glass for Art, una due giorni, il 20 e il 21 giugno, che ha visto artisti di ogni genere esibirsi in una vetrina su Piazza Aldo Moro. Il tutto grazie ad Asteria Space, l'agenzia di comunicazione e promozione di talenti che ha compiuto un anno. Alessandra Savino, ideatrice di questo spazio totalmente innovativo, con la partnership del comune di Bitonto, ha messo in gioco una gran voglia di ripartire dopo il buio periodo del lockdown, con l'aiuto di attori, scrittori e cantanti. A Glass for Art è un evento che è nato con l'obiettivo di festeggiare il nostro primo compleanno. Lo scorso 21 giugno è nata Asteria Space e volevamo celebrare questa ricorrenza, questo primo anniversario, con un evento che fosse simbolico. A Glass for Art rappresenta un vetro per l'arte, quel vetro che tiene bloccati gli artisti da ormai due mesi e quel vetro che un po' rappresenta il plexiglass che avrebbe dovuto separare in questo periodo la gente proprio tra le norme dell'anticontagio. Quindi abbiamo organizzato una due giorni di performance all'interno della nostra vetrina qui in Piazza Moro a Bitonto e anche due mostre d'arte all'interno dell'arco adiacente alla nostra sede, proprio per celebrare la ripartenza dell'arte in questo modo. Dunque, Asteria Space sceglie di ripartire dall'arte come risposta forte al recente passato che ci ha amaramente coinvolto, con uno sguardo dolce al futuro. È uno spazio innovativo, è uno spazio coraggioso, è uno spazio avanguardista. Ed è uno spazio nuovo perché mai in questa città c'era stata un'agenzia capace di raggruppare, coordinare e anche promuovere artisti, musicisti, attori, pittori, insomma il mondo dell'arte promossa in un certo modo, con metodo e non lasciando spazio all'improvvisazione. Quindi non può che fare che bene a questa città che sull'arte e sulla cultura ha fondato insomma gran parte dei progressi degli ultimi anni. Tra l'altro so che proprio grazie ad Asteria Space molti musicisti hanno partecipato al bando del comune di Bitonto sulle notti di musica, quindi è esattamente ciò che avevo profetizzato un anno fa, uno spazio nuovo capace anche di interloquire con gli enti pubblici, con i bandi, per dare la possibilità anche a giovani artisti che magari non hanno dimestichezza di potersi affacciare nel mondo del lavoro.